Senta, qui Agnoletto, qui a Varese, per parlare insomma di quello che sta accadendo, soprattutto e principalmente in Lombardia, dove settimana prossima insomma daranno vita a questa benedetta riforma sanitaria che è la tanto contestata, devo dire, riforma sanitaria, che in pratica e fondamentalmente cambia poco, direi, no, rispetto al passato. Direi che purtroppo peggiora la situazione. La vicenda è incredibile. Noi siamo la regione in Europa che ha pagato il tributo più alto alla pandemia e con un sistema sanitario che ha punte d'eccellenza. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. E quello che non ha funzionato ormai è abbastanza chiaro. Non ha funzionato la medicina territoriale, che è stata distrutta in questi ultimi 25 anni, ridotta ai minimi termini. I cittadini e le cittadine lo sanno benissimo, basta provare a dover fissare una visita o un esame, ci sono liste d'attesa di mesi e mesi, qualche volta addirittura anche di un anno. Il numero dei medici sul territorio non è sufficiente, sono stati abbandonati completamente a se stessi, tutti sanno ormai che le mascherine e i presidi di protezione individuale sono arrivati con settimane di ritardo, non c'era il piano pandemico, non ha funzionato il sistema di allerta. Ormai sappiamo che il virus era arrivato in Lombardia 2 mesi prima di quando poi è scattato l'allarme del 20 febbraio. È stato segnalato da diversi medici, ma in regione non è accaduto nulla. Allora, di fronte a questa situazione, avendo l'opportunità di modificare la legge regionale sulla sanità e contemporaneamente di avere parecchi fondi che arrivano dal governo e dall'Unione Europea, era l'occasione per riorganizzare in senso completamente diverso la sanità lombarda. Di tutto questo non è stato fatto nulla. La medicina territoriale rimane abbandonata a se stessa. Non solo, siccome la Lombardia è obbligata dalla legge nazionale a istituire i distretti sanitari, le case di comunità e gli ospedali di comunità, che cosa ha fatto? Ha inserito nella legge la possibilità che le case di comunità e gli ospedali di comunità siano gestite dalle strutture private. Ma le strutture private che hanno dietro alle loro spalle tutta la filiera di cliniche, di ospedali privati, eccetera. Che cosa faranno con le persone che arrivano a loro attraverso il Servizio Sanitario Nazionale? Ma loro giocano su due fronti, da una parte si convenzionano col Servizio Sanitario Nazionale, dall'altra parte hanno la struttura che rimane privata. Cosa faranno? Faranno di tutto per mandare i cittadini nelle loro strutture private. Inoltre è chiaro che il privato è totalmente disinteressato alla prevenzione. Il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Se la prevenzione lavora bene, diventa un antagonista del privato e quindi il privato non finanzierà, non svilupperà nessun intervento di prevenzione sul territorio. D'altra parte, la regione, un'altra cosa che ha praticamente ignorato è la necessità di una programmazione, di capire quali sono i bisogni dei cittadini su quel territorio per poter presentare un piano sanitario con delle priorità. E poi andare a verificare anno dopo anno se quelle priorità sono state raggiunte. Infatti, Seta, mi pare di capire che nonostante tutto vengono ancora penalizzate le fasce deboli, cioè la stragrande maggioranza della popolazione. La questione è molto semplice, stiamo andando verso un modello statunitense, addirittura pre-Obama, dove potrà curarsi chi ha il portafoglio, che è disponibile a pagare. Per gli altri rimarrà la sanità di base, la sanità d'emergenza con attese lunghissime. E Senta, come... mi scusi, ma quanto potrà durare questa situazione secondo lei? Perché prima o poi, insomma, il tappo salta. Beh, io mi auguro che il tappo salti il prima possibile, cioè che i cittadini si rendano conto della situazione che stanno vivendo. Una situazione, ecco, questa è importante, non obbligata, perché in Regione Lombardia le risorse ci sono. È che vanno alle aziende private anziché alla sanità pubblica e le aziende private lavorano per i loro profitti, non per il bene comune. Allora, la prima scadenza che abbiamo di fronte mi sembra evidente, quella del 2023, dove dobbiamo mandare a casa questa giunta, Fontana, Gallera, la Moratti e tutto il loro circolo. Quindi il sistema Formigoni, c'è stata la conta lunga di questo sistema Formigoni.
Certo, nel momento in cui si scrive nella nuova legge regionale che c'è un'equivalenza tra pubblico e privato, si scrive praticamente che il privato guadagnerà sulle spalle del pubblico. Il pubblico è obbligato a rispettare determinati criteri quando fa i bandi, quindi determinati tempi, è obbligato fortunatamente ad avere un certo numero di personale per ogni reparto, per ogni struttura. Il privato si muove come vuole e la regione oltretutto non fa praticamente controlli, quelli che fa sono pochissimi e il più delle volte con un preavviso. Senta, nel frattempo il personale sanitario delle strutture pubbliche, direi anche quelle private, sono allo stremo. È certo che siamo allo stremo. Qui c'è bisogno di assunzioni, c'è bisogno di decine di migliaia di medici e di infermieri che vengano assunti, e qua invece c'è una responsabilità del governo centrale che mantiene il numero chiuso a medicina, che è assolutamente una follia. Non c'è nessun intervento per potenziare complessivamente il servizio sanitario. Anche il modo con cui vengono formati, le condizioni economiche dei 3 anni di formazione dei medici di medicina generale non spingono un giovane medico neolaureato ad andare a fare il medico di famiglia. Rimane degli anni in attesa di poter entrare in una specialità, anche questa con numero chiuso, che ha condizioni molto migliori del corso per formare un medico di medicina generale, cioè un medico di famiglia dal punto di vista economico. E queste sono delle storture, delle situazioni assolutamente incomprensibili. Una cosa fondamentale che andava fatta era di assumere immediatamente tutto il personale sanitario assunto con contratti a termine durante la pandemia, assumerlo a tempo indeterminato. In che situazione siamo? Do semplicemente un numero. Nell'ottobre del 2020 c'era 1,8 operatori destinati al contact tracing, cioè ad andare a individuare i contatti delle persone positive ogni 10.000 abitanti. Oggi che la pandemia è riesplosa ce n'è uno ogni 10.000, quasi la metà. Ma mi spiegate uno su 10.000 come fa ad andare a inseguire i contatti delle persone positive? Ma questa d'altra parte è invece una strategia fondamentale per bloccare la diffusione del virus. Solo in quel modo si capisce il virus, che percorso sta facendo, dove si possono formare dei cluster, dove bisogna intervenire prima di tutto. Tutto questo in Lombardia non esiste. Si aspetta che le persone si ammalino e allora a quel punto ci sono gli ospedali. Un altro aspetto fondamentale è che in questa situazione il nostro servizio sanitario si sta occupando praticamente solo di Covid, come se tutto il resto delle patologie non esistesse. Sono usciti documenti delle società scientifiche che dicono in modo molto molto chiaro che è per esempio aumentata la mortalità per dei tumori che si possono affrontare tranquillamente se si agisce in tempo, perché tutte le visite e i controlli vengono rinviati. E allora in questa situazione cosa dovrebbe fare chi governa la sanità? Dovrebbe obbligare le strutture private non convenzionate a lavorare col pubblico, pagando ovviamente a queste strutture esattamente lo stesso che viene pagato al pubblico per ogni visita e per ogni intervento. La legge lo permette e questo non viene fatto, e le persone rimangono in attesa di visite magari appunto per mesi.